Ha perso tre dita della mano destra, ma grazie a un delicato intervento chirurgico recupererà la funzionalità dell'arto. Sembra invece compromessa la situazione per l'occhio destro, per il quale si spera almeno in una ricostruzione estetica. Emergono nuovi particolari sulle condizioni di salute del sedicenne di Solofra ferito da un petardo la notte di Capodanno mentre era sul balcone della sua abitazione e ricoverato al vecchio Pellegrini a Napoli. I carabinieri della compagnia di Solofra, che indagano sull'accaduto, hanno acquisito la documentazione clinica e hanno interrogato a lungo i genitori del minore per verificare eventuali responsabilità. Il sindaco Michele Vignola stigmatizza questa abitudine dei fuochi di fine anno ma al tempo stesso prega per il ragazzo. Sono episodi che non devono assolutamente accadere, bisogna fare molto molto di più in termini innanzitutto di sensibilizzazione, in termini di prevenzione, in termini culturali, eh, ovviamente quando arriva il momento della sanzione, della repressione. Eh, è troppo tardi e, e non è che serve a granché. Conosciamo il carattere vivace, ma anche eh, che ha una forza di carattere, questo ragazzo. Particolare, quindi siamo certi che saprà superare questo difficile momento. E dovrà essere operata anche Teresa Ruta, la 52enne ferita a Mugnano nel napoletano mentre gettava l'immondizia. Mi sento viva per miracolo, ha dichiarato in un'intervista al mattino. Potrebbe essersi trattato di una scheggia staccatasi da qualche petardo, ma se dovesse trattarsi di una pallottola non so proprio come sia finita nel mio naso. Solo l'intervento chirurgico chiarirà quanto realmente è accaduto la notte di San Silvestro.